Ciao a tutti, allora io sono Daniele Damiani, Legambiente Liguria, però quest'anno mi sono spostato nel sud a gestire un campo di volontariato ad Acciaroli Pollica. È stata un'esperienza veramente unica, anche perché, come è stato già accennato, c'è stata una situazione un po' particolare in quella località. Allora, Pollica è un pittoresco villaggio che si trova nel Parco del Cilento Valle di Diano e ha vissuto il dramma, sta vivendo attraverso il dramma dell'assassinio del suo sindaco, Angelo Vassallo, che era un sindaco pescatore, amava la sua terra, era un vero ambientalista. Sta di fatto che Pollica è il fiore all'occhiello dell'ambientalismo nel sud Italia. C'è una situazione veramente molto particolare, tipo raccolta differenziata all'80%, installazione di depuratori, per cui c'è un'acqua veramente fantastica e cristallina nelle spiagge di Acciaroli. E tutto questo è stato, diciamo, voluto dal sindaco, che purtroppo è stato assassinato, ancora per mano ignota, cioè nel senso ancora le indagini non hanno portato nessun risultato, nel settembre dell'anno scorso. Allora, il campo è stato avviato quest'anno, cioè proprio il progetto del campo è stato avviato quest'anno e in teoria si trattava di un campo della legalità. In realtà, come ha già accennato Luca questa mattina, non c'è stata una collaborazione effettiva con l'associazione Libera. Però si sono portati avanti degli obiettivi veramente interessanti, tipo abbiamo recuperato un sentiero, non totalmente perché è molto lungo, che da Pollica porta ad Acciaroli, ed era un sentiero che le voci del posto dicono che addirittura fosse percorso da Angelo Vassallo anche molte decine di anni fa. Il sentiero si trova in condizioni molto critica, nel senso era totalmente ricoperto di vegetazione, c'erano arbusti anche di dimensioni molto, molto, molto importanti. I volontari hanno fatto un grandissimo lavoro per riuscire ad aprire questo sentiero verso valle. E adesso faccio vedere magari qualche foto, non ho tantissimo materiale su supporto informatico, ho recuperato qualche foto giusto per far vedere un attimino, per dare un'idea un attimino di quello che è stato il campo a Pollica. Allora, questa è innanzitutto un'immagine emblematica di Angelo Vassallo sulla scogliera di Acciaroli, che impugna praticamente un bicchiere dell'acqua di mare, che fa vedere che è praticamente pura, cristallina, è un acqua che si Era potrebbe. appuntita quella di No, un'acqua addirittura da bere, quindi in effetti le spiagge di Acciaroli è qualcosa di fantastico dal punto di vista dell'acqua e delle spiagge. Allora, questa è una foto di Pollica, uno scorcio di Pollica alla sera, come vedete molto bello. Questa l'abbiamo ripresa da Galdo, che è un paesino che sta sopra Pollica, quando abbiamo fatto una serata dove c'era una sagra, ci siamo divertiti molto anche con i volontari. Tra l'altro, un gruppo di volontari molto giovani, di 10 volontari ce n'erano 6 di età compresa tra i 18 e i 25 anni, quindi molto attivi, con tantissima voglia di divertirsi. Uscivamo praticamente tutte le sere, andavamo. Sì, un campo nazionale italiano. Sì, infatti è anche abbastanza strano, questa l'età media era molto, molto bassa. E quindi ci siamo anche divertiti molto, e penso che questo sia un fattore veramente molto, molto importante nel campo, oltre alla parte di lavoro a sé. Allora, questo è il gruppo di volontari, direi praticamente al completo. E questa è una delle mattine in cui siamo andati nella spiaggia di Acciaroli a fare, oltre un po' di raccolta differenziata, abbiamo fatto un po' di sensibilizzazione dei bagnanti, quindi siamo andati con i nostri gadgets, con qualche volantino, col crepuscolo, l'abbiamo consegnato e abbiamo intrattenuto anche un po' di conversazione con i bagnanti, che erano sia residenti sia gente che veniva da fuori, ed è stata una mattinata molto interessante perché la gente poi si coinvolge solitamente in questo tipo di argomenti. Tra l'altro non molti, però alcune persone si sono riunite al gruppo di volontari per partecipare alla pulizia, quindi è stata una giornata abbastanza importante. Tra l'altro, quella che vedete lì è soltanto una piccola parte della roba che siamo riusciti a raccogliere, perché poi ne avevamo già buttata via molta altra. Fatto sta che la spiaggia di Acciaroli, rispetto ad altre spiagge, tipo quella di Pestum, è messa in condizioni molto, molto migliori. Vuol dire che era Gio Pasquale No, ma ti scherzi, perché questo. comunque C'era Pasquale. anche nella gente del posto si percepisce che c'è una cultura comunque ambientalista che è stata un po' più radicata che in altri posti, probabilmente dovuto all'operato di Angelo Vassallo. Allora, questa è una foto del sentiero nella fase, diciamo, quasi quasi finale. Vi faccio notare che appunto prima il sentiero non era assolutamente riconoscibile.
Cioè, quando noi siamo arrivati ci hanno detto il sentiero dovrebbe più o meno essere da queste parti qua, non si vedeva, quindi siamo andati un po' anche in certi punti per tentativi, per capire un attimino dove fosse, cosa ci fosse da aprire. Quindi, ecco, una cosa molto importante è il fatto che la responsabile delle pubbliche relazioni del comune di Pollica, Giancarla Pisani, è venuta a fare le foto, a conoscere i volontari, ha pubblicato le foto dei volontari, le foto dei sentieri e le descrizioni del campo di volontariato sul sito, sulla pagina Facebook del comune di Pollica, che però è una pagina pubblica direttamente accessibile dal sito del comune. Tra l'altro con le persone che potevano anche, diciamo, intervenire, scrivere i loro commenti e noi potevamo rispondere, quindi questo secondo me è stato a livello di pubblicizzazione del campo e di promozione del campo, è stata una cosa importante. Vediamo se riesco ad andare avanti. Sì, ecco, questi sono momenti veramente importanti anche per un responsabile di campo, danno grande soddisfazione, no? Questa qui era la giornata libera a Capo Palinuro, è stata una bella giornata perché abbiamo visitato tutte le grotte e a parte, vabbè, questa immagine un po' quegli altri, questo qua era il personaggio del campo, questo Giovanni qua, e niente, tanto per dire che anche il tempo libero ce lo siamo voluti appieno, abbiamo fatto veramente tante cose. Allora, questo è un altro evento che è capitato nel campo, ovvero il gemellaggio con il campo di Pestum, che avveniva contemporaneamente al campo di Pollica. Quindi noi di Pollica siamo andati a raggiungere i ragazzi di Pestum e abbiamo passato una giornata tutti insieme. Abbiamo fatto anche qui una mattinata in spiaggia, dove abbiamo fatto un po' di sensibilizzazione dei bagnanti e poi abbiamo visitato l'oasi di Pestum, che è gestita direttamente da Legambiente. Quindi è stata un'altra occasione comunque di sinergia tra i vari campi. Qui è un'altra foto del gruppo al completo sul Tempio di Pestum. E direi che, allora, con lo sfondo del tramonto su Pestum, diciamo, vorrei concludere leggendo una frase che mi ha scritto per email un mio volontario, che era Gerardo, una persona di, direi, un ragazzo di 60 anni, alla, diciamo, conclusione dell'intervento. Allora, esserci incontrati in quei 10 giorni di agosto 2011 a Pollica con la comunità che resiste allo scempio del territorio e al malaffare rimarrà per me un'esperienza profonda della mia esistenza. Mi avete trasmesso energia, entusiasmo, allegria, curiosità, voglia di partecipazione sociale, in una parola, giovinezza. Gerardo. E con questo direi che sarebbe tutto.